Niente ancora di ufficiale, ma intanto è bagarre sull'ipotesi di cancellazione del Tribunale di Nocera Inferiore. La legge sulla stabilizzazione finanziaria varata dall'ultimo governo Berlusconi stabiliva una delega sul taglio uffici giudiziari, nello specifico 37 tribunali e 38 procure di piccole dimensioni. Con la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, riforma attesa, discussa e sollevata da anni, ma anche osteggiata in nome di mille particolarismi, prevede anche la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale e la ridistribuzione sul territorio del personale amministrativo e dei magistrati restanti, la cui pianta organica non dovrebbe subire dunque alcun ridimensionamento. La riorganizzazione territoriale non risparmierà neppure la magistratura onoraria, individuati infatti 674 uffici dei giudici di pace da sopprimere. Un piano che consentirebbe al Ministero della Giustizia di risparmiare per spese di gestione e funzionamento delle strutture oltre 51 milioni di euro da qui fino al 2014. Per la verità, nella prima bozza Nocera Inferiore non c'era, salvata insieme alla Lamezia Terme per l'incidenza criminale del territorio di riferimento. Ma pare che l'ipotesi cancellazione sia tornata in discussione in virtù proprio della complicata posizione nella quale si erano venuti a trovare i tribunali di Lamezia Terme, Cassino e Larino. Sullo sfondo, l'alto rischio che la cancellazione di Nocera, oltre quella già decretata di Sala Consilina, ponga le basi per la cancellazione anche della Corte d'Appello di Salerno, che può esistere solo avendo come riferimento almeno 3 tribunali. Ho votato contro il governo proprio per dare una risposta al territorio rispetto a questo abuso sui tribunali. Indubbiamente sarebbe veramente una cosa ridicola pensare che una zona così esposta alla criminalità, per il passato soprattutto, ma potenzialmente sempre pericolosa, ma oggi come carico di lavoro sicuramente il Tribunale di Nocera ha un carico più pesante di Salerno, con un organico inferiore, il taglio sarebbe veramente una cosa fuori dal mondo. Insomma, solo un ministro incompetente come la Severino, che insomma magari è un ottimo avvocato, dovrebbe fare l'avvocato anziché fare ministro.